Finisce in parità, ma è un pareggio amaro per la Calciolecco, che contro l'Arezzo non riesce ad andare oltre al 2-2, non riuscendo a concretizzare un vantaggio di 2 gol. Subito l'Arezzo che ci prova con la conclusione di Belloni. E dall'altra parte la squadra blu celeste, Simone Danna, il cross dentro, c'è l'uscita però di Pissardo, senza problemi il portiere dell'Arezzo. I toscani ancora con Cutolo che tocca tantissimi palloni, lui il principale pericolo, il cross sul secondo palo, arriva dall'altra parte il colpo di testa di Belloni, niente di fatto. Allora è Lecco che va dentro, la palla sulla destra per Riccardo Capogna che perde forse l'attimo ma spara addosso a Pissardo, grande occasione per il Lecco. Danna va dentro ancora da Capogna che finisce giù, forse dentro l'area di rigore, sono le proteste timide ma ci sono del Lecco, la palla è lì sulla la linea dell'area di rigore. Capogna invece forse al di là, Strambelli, palo, la palla è dentro, non ha dubbi la terna arbitrale che convalida subito la rete del vantaggio dell'Ecco, una magia di Nicola Strambelli che è ispiratissimo ed è ispirato e caldo il suo piede fatato il sinistro. Una carezza al palo con questo calcio di punizione. E la palla che va oltre la linea del vantaggio e l'Ecco ci crede, allora prova ancora il sinistro, alto però sopra la traversa ancora dell'Ecco, scende dall'altra parte Procopio che gioca una bella partita, poi mette dentro un bel pallone, il colpo di testa a schiacciare i Capogna, Bob. Qui lo scambio, perde il primo pallone della sua partita, Bolzoni al 43esimo, da e là alla ripartenza, Cutolo dentro e poi la conclusione schiacciata di Gori. Palla che però non può impensierire Safaricas, siamo nella ripresa. Ci prova con il sinistro Foglia, non trova i pali della porta di Safaricas. Dall'altra parte il Lecco con Simone Danna sulla destra. Danna alza lo sguardo, mette dentro il pallone, arriva Procopio, l'inserimento vincente per il 2-0. Lecco raddoppia al minuto 48 e la partita sembra in discesa a questo punto della ripresa. Le cose si mettono veramente bene per la formazione di mister D'Agostino. Qui grande lavoro di Danna che si accende con questo assist vincente, ma bravissimo Procopio a tagliare da sinistra per il 2-0. Dall'altra parte però va forte l'Arezzo, il cross sul secondo palo, il colpo di testa e poi Cutolo prova una sforbiciata difficilissima, era stato bravo Luciani a destra. Poi c'è il Lecco dall'altra parte con Strambelli che mette dentro col mancino, il colpo di testa di Danna che va vicinissimo al gol del 3-0. Pissardo non ci sarebbe arrivato, siamo già dall'altra parte però. Il ribaltamento di fronte, Cutolo segna al 62esimo il gol del 2-1. La grande azione dell'Arezzo, il ribaltamento di gioco su Belloni a destra, poi palla che attraversa tutto lo specchio dell'area di rigore. Dall'altra parte c'è Agnello Cutolo che col mancino non può sbagliare. Qui colpevole anche la difesa bluceleste di lasciare Cutolo, uno come Cutolo libero sul vertice dell'area piccola. 2-1, il Lecco però prova ancora, non si arrende. Dall'altra parte la conclusione di Danna, come domenica contro il Novara, non c'è però la stessa precisione, non c'è la stessa fortuna. Il Lecco fatica, si spegne fisicamente nella finale, non ci sono neanche i cambi a dare troppa linfa vitale. Poi il destro al volo, qui l'Arezzo cerca, l'Eurogol non ci riesce, i cambi non funzionano, il Lecco soffre, l'Arezzo ci prova con Cutolo. Le finte alla palla sul destro, trova ancora dall'altra parte Più che è appena entrato, poi il cross arriva, il colpo di testa, siamo in pieno recupero e c'è la rete del pareggio, la beffa, la doccia fredda sul cross di Tassi, arriva il gol di Gori per il 2-2, lo rivediamo, la beffa clamorosa per il Lecco che crolla veramente nella finale, psicofisicamente non riesce a ripartire e l'Arezzo alla fine trova un gol che era nell'aria in pieno recupero, però ci sarebbe ancora il tempo per vincerla clamorosamente al 95esimo, fal di testa, traversa e poi forte, perde l'attimo, il tempo di gioco necessario a battere Pissardo e si spegne così la velleità di vittoria dell'Ecco, finisce 2-2 ma è un pari amaro, sono 2 punti persi questi per il Lecco, è un campanello d'allarme per le forze che nel finale mancano e i ricambi forse al momento non sono sufficienti.